Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è martedì 11 febbraio, martedì mattina. Ci siamo appena svegliati. Anzi, in realtà io sto ancora dormendo. Infatti adesso sistemo solo qua le cose per la colazione, che solitamente lo faccio la sera prima, ma ieri sera ho lavato i piatti, ho dato una sistemata alla cucina, mi sono scappata a letto. Infatti adesso preparo le cose per la colazione. Adili ha già preparato il caffè, perché noi abbiamo anche questa macchinetta qui che mi aveva regalato Chiaretta, ma Adi non lo prende, continua a preferire sempre quello della moka, quindi io mi faccio questo e Adi si fa quello della moka. Niente, appunto, adesso preparo solo la colazione. Volevo farmi il pane tostato con la marmellata ed invece mangio i suoi soliti cupcake, poi sveglio Edo perché sennò poi si fa tardi. Questa qui è la mia marmellata preferita, è la composta di fragole dell'alce nero. A me piace tanto. Vuoi un pezzettino di pane con la marmellata? Perché Edo fa il furbetto, Edo prende il pane, gli metto la marmellata, lui le casserò la marmellata. Non mangia il pane. Vuoi? Così. Vuoi un po'? Morso, miracolo, buona. Buonissima. Stamattina Adi ha portato Edo a scuola. Io sono già arrivata a lavoro, adesso entro, esco a mezzogiorno, ci vediamo dopo. Allora, rieccomi a casa, sono tornata adesso, sono uscita anche un po' più tardi oggi dal lavoro. Infatti mi farò un pranzetto super super speedy. Sa che mi faccio la piadina. Solo che mi sono resa conto che io pensavo di avere i pomodorini, invece non ce li ho. Quindi ho preso la rucola, ho preso la bresaola, ma non ho i pomodorini. Volevo fare, solitamente faccio una sorta di cremina con i pomodorini e le olive, ma non ho i pomodorini. Quindi adesso vediamo un po' cosa mi invento. Questa mattina, non tutte le mattine riusciamo a mettere a posto qua la tavola, stamattina siamo usciti come disperati. E comunque,
appunto, invece dei pomodorini, mi sa che gli metto solo un po' di Philadelphia. Giusto da fare una cosa così al volo, anche perché oggi, se riesco, volevo fare un po' di commissioni, nel senso che volevo andare in copisteria a vedere le famose etichette per Edo per il suo compleanno. Volevo iniziare già a stampare un po' di disegnini da fare le varie decorazioni. E soprattutto non ho tanta voglia oggi. Però siccome sto finendo tutte le scorte dei detersivi, di tutte le cose per le pulizie, dovrei andare a fare un po' di compere. Adesso vediamo un attimino come va la giornata, anche perché poi alle 4 devo andare a prendere Edo, quindi vediamo un attimino. Adesso mangio e poi decido un po' come organizzarmi il pomeriggio. Allora, qua ho già messo la piadina a scaldare, sto usando queste qua dei tremolini che prendo da Eurospin, piadina sfogliata con olio extravergine d'oliva. Allora, qui condisco la rucola con un goccio d'olio, la piadina adesso bella calda, vado a mettergli un po' di formaggio spalmabile, gli metto poi la bresaola, un po' di rucola ed è a posto. Adesso gli metto anche un po' di aceto balsamico. Allora, rieccomi a casa. Nel frattempo sono uscita, sono andata a prendere Edo a scuola. Oggi tra l'altro c'era una giornata bellissima, nel senso che c'erano quasi 18 gradi, cioè proprio stranissimo qua a Torino. Però c'era un vento forte forte forte, cioè da lì che sto cercando di aprire il tappetino, quindi ne ho approfittato comunque che c'era una bella giornata, ci siamo fatti una passeggiata sul lungo fiume e siamo andati con mia mamma nelle giostrine che girano, e lo si è divertito un sacco, abbiamo preso un gelatino, quindi insomma abbiamo passato il pomeriggio così. E poi siamo andati anche da Tigotà, ho preso un po' di detersivi, in realtà speravo di trovare più promozioni, in realtà no, nel senso che probabilmente alla fine dei conti conviene sempre il nostro caro amato Auchan, però già che ero lì ho preso due cosucce, adesso poi ve le faccio vedere. Cosa stai facendo, Edo? Sono qui. E io sono qui, postazione computer. Ti sei rotolato come un salame? Sono qui. Un salame. Eh? Salame. Non sei un salame? No. Cosa fai? Oh, ah, un salame. Vai, tira, tira. Tira che ce la fai. Yeee! Visto? Aspetta che dopo mi ha chiesto di tirare fuori tutti i tappetini che mi vuole far vedere cosa ho fatto a ginnastica ieri. Era da 2 settimane, poverino, che non ci andava, con tutte le influenze, si è divertito un sacco. Adesso è qua che mi vuole far vedere. Comunque io ero lì al computer perché stavo cercando di prenotare il rinnovo del nostro passaporto. Mamma, sì, ti aiuto, aspetta, eh. Comunque, appunto, vi dicevo che sono qui al computer, adesso mi sono rimessa qui perché devo assolutamente farlo. Più che altro è un procedimento lungo, devo compilare un sacco di parti. Ho fatto tutta la mia parte per rinnovare il passaporto, quello brasiliano, solo che dobbiamo andare fino a Milano. Quindi devo compilare tutta una serie di documenti, sia per me, sia per Adi che per Edo, perché tutti e tre sono, il mio e quello di Edo sono sicuramente scaduti e quello di Adi è in scadenza, quindi insomma. Cos'è, amore? Cos'hai tirato fuori?
fuori lì, i tuoi lacci. Quindi adesso sto cercando di compilare tutti i fogli, tutti i documenti insieme e cercare di avere ovviamente una data unica, che tra l'altro anche mia mamma dovrebbe rinnovarlo, quindi insomma facciamo una gita di famiglia, se riusciamo andiamo tutti insieme. E perché ti danno l'orario, devi andare lì ovviamente un po' prima e sperare, incrociare le dita che tutti i documenti siano a posto, perché mi è già capitato di andare lì, avere qualche documento che mancava, adesso non mi ricordo bene, e sono dovuta ritornare, quindi insomma dobbiamo fare parecchia attenzione e compilare ovviamente tutto bene. Quindi adesso ho compilato tutta la mia parte, adesso compilo le altre due e vediamo. Ok, allora sono riuscita a compilare tutto, adesso sto solo aspettando che Adi mi dica il giorno in cui riesce a prendersi il permesso, perché se riusciamo andiamo di giovedì, che è il giorno in cui io non lavoro, così almeno si prende solo lui il permesso e andiamo, anche perché per forza di cose ci dobbiamo prendere una giornata, tra che andiamo, che facciamo tutto eccetera eccetera, alla fine parte una giornata. Cosa stai facendo tu lì? Ah, tra l'altro, cosa fai? Sei in equilibrio? Facendo ginnastica? Tra l'altro, non so se avete notato qui questa bellissima opera d'arte che mi ha fatto Adi, perché praticamente, come vi dicevo tempo fa, quella parete lì è praticamente dall'altra parte non c'è nulla, non c'è un'altra casa, non c'è un altro appartamento, è proprio solo il muro ed è molto molto freddo, molto molto umido, e quindi il muro si è tutto rovinato e adesso Adi l'ha stuccato e gli ha dato il bianco, però cioè l'ha lasciato così, quindi adesso dobbiamo ridare tutto il bianco così si capisce meglio. Allora, praticamente noi prima il letto ce l'avevamo di là in questa parete qua, solo che abbiamo fatto una pazzia, abbiamo cambiato e abbiamo messo il letto di là, che effettivamente sta benissimo, nel senso che qua si è andato a creare un super spazio, però adesso il problema è che quella parete lì non va tanto bene da tenere la testata del letto, quindi adesso stiamo cercando di capire. Tra l'altro non so se si nota, ma la testata del letto sta praticamente andando tutta indietro, perché Adi aveva tolto i due cuscini che facevano parte del letto, dell'appoggiatesta, e quindi siccome ci appoggiamo spesso per guardare la televisione sta venendo tutto indietro, quindi mi sa che anche questo letto qua prima o poi lo dobbiamo salutare. Adesso stavo valutando se prenderlo nel negozio di dove lavora Adi, perché lui appunto lavora in un negozio di letti, divani, queste cose qua, e quindi stavamo valutando se prenderlo da lui, perché comunque teoricamente avremo anche un po' di sconto. Questo letto qua noi l'avevamo preso da Mondo Convenienza, l'avevo preso io quando avevo iniziato a lavorare, mi ero fatta il regalo, mi ero comprato un letto nuovo, quindi parliamo del 2011, quindi comunque i suoi anni li ha e adesso è giunta l'ora di cambiarlo. Adesso poi volevamo anche rifare l'entrata, ne avremo di cose da fare, adesso poi pian piano con calma speriamo di riuscire a fare tutto. Comunque adesso vi faccio vedere tra l'altro gli acquisti che ho fatto oggi da Tigotà. Faccio vedere le due cosette che ho preso da Tigotà. Appunto pensavo di trovare più promozioni, ma in realtà no. Però già che ero lì appunto ho fatto che prenderle. Vabbè, ho preso due, i guanti, 99 centesimi. Poi ho preso il Lisoform, quello classico, ce ne sono 18 lavaggi, era in promozione, pagato 1,99 euro. Ne ho preso solo uno proprio perché il Dash mi sta finendo,
però appunto da Auchan quando ci sono le promozioni sia di questo che appunto del Dash vendono gli scatoloni, quelli con 4 a 7, 8 euro al massimo, però sono più grandi, ci sono più lavaggi, quindi ho fatto che prenderne solo uno e poi incrociamo le dita che arrivi qualche promozione da Auchan. Poi ho preso lo shampoo, questo qua è uno dei preferiti di Adi, costava 75 centesimi, gliel'ho preso. Ah, vabbè, le salviette struccanti della Fria, 99 centesimi. Poi lo sgrassatore Chantecler, quello col disinfettante, non mi ricordo quanto l'ho pagato. 1,99 euro. E poi anche il Viacal, questo qua con l'aceto, anche questo, sì, anche questo, 1,99 euro. E niente, adesso sistemo queste cose qui, poi praticamente mi dovrei lavare i capelli e fare la cena. Però siccome Adi non è ancora arrivato, mi sa che prima faccio cena. Così quando lui arriva io sono tranquilla per lavarmi i capelli, almeno c'è lui che sta con Edo, perché ci metto un po' a lavarli, asciugarli, quindi se c'è lui comunque è meglio. Metto a posto queste cose e preparo cena. Allora, rieccomi qua, nel frattempo abbiamo anche già cenato, fatto il bagnetto a Edo, adesso tra un po' Adi lo mette a nanna. Io sono venuta di qua a concludere il video, a salutarvi. Ma soprattutto mi sono segnata i vostri nomi per fare la parte dei saluti, perché come vi dicevo appunto nell'ultimo video, abbiamo raggiunto i 35.000 iscritti e quindi per festeggiare, diciamo così, questa cosa qui, vi avevo chiesto se vi faceva piacere essere salutati, quindi mi sono segnata appunto tutti i vostri nomi e soprattutto stavamo cercando di organizzare la live per giovedì. Appunto, anziché fare il video extra, stavo pensando di fare una live con voi. Stavo pensando magari di farlo magari per le 9, 9 e mezza, così voi ci sareste. Fatemi sapere qua nei commenti che orario preferite, vediamo un po' cosa viene fuori. Più che altro perché dopo le 9:30 abbiamo messo Edo a nanna e siamo un po' più tranquilli solo per quello. Però se pensate che sia troppo tardi, ditemelo così, piuttosto lo facciamo prima, non succede nulla. Comunque, appunto, mi sono segnata tutti i vostri nomi, spero come sempre di non essermi dimenticata nessuno, spero di dire tutti i nomi giusti. E quindi saluto Alessandra Scano, Aman Nazarena, Lucia Tasca, Eleonora D'Alessandro, Michela Bonotto, Luciana Yolanda Carta, Trilli, Pina Petrelli, Angela Vacca, Matilde Gozzi, Rosanna Mellone, Francesca Aparo, Luisa Villano, Giovanna Vizzaccaro, Simona Tonazzo, scusatemi, Valentina Visani, Annalisa Ferrantello, Gabriella 69, Pina Treviso, Lia Mocerino, Aurora Piazza, Angela Modesto, Daniela Shortino, Tamara Sisauri, Melissa Bonaccorso, Monica Renzetti, Sara, Cristiane Camilla, Stefania Torricella, Cinzia Pietra e Anita Neri. Quindi vi mando un bacione grandissimo e ovviamente mando un bacione grandissimo a tutti e tutti voi qua del canale. Spero appunto di riuscire a fare una bella live insieme a voi, perché sarà comunque un modo anche più facile magari di chiacchierare, di essere in contatto, ecco. Credo di averne fatta solo una in tutti questi anni di canale, probabilmente sì. Uno o due al massimo, non di più, quindi insomma, secondo me potrebbe essere una cosa carina. E niente, vado davvero. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram, io sono AnnaGloria91, dove magari lì, a seconda dei commenti, di cosa mi dite qua in questo video, vi aggiorno anche un po' sull'orario della live, ok? Se vi fa piacere, potete iscrivervi qui nel canale, attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò.
la programmazione, quella classica del canale, come sempre tutti i martedì e tutti i sabati, con un video extra che può uscire il giovedì. E niente, io vado davvero, grazie di aver passato questa giornata insieme a noi. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!